Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vi parlo dal mio chimiciattolo personale. Questo vi faccio vedere. È esattamente dietro casa mia, a 15 metri da casa mia praticamente. Questo è quello che succede quando si vive nel mezzo della giungla. Ci sono i fiumi e le cascate dietro casa. Dunque, in questi giorni sto lavorando alle video lezioni e sto aggiungendo del materiale extra e mi sto divertendo un mondo perché proprio oggi ho iniziato a lavorare su una parte che riguarda la cartomanzia pura, ovvero quella parte della tarologia che si dedica alla predizione vera e propria. Ed è stato divertentissimo perché si tratta tra l'altro di materiale che non tocco da tantissimo tempo, dato che io in realtà non uso questo genere, non uso moltissimo le carte per andare a vedere determinate cose, però ogni tanto capita quel cliente che fa la domanda prettamente cartomantica, la definisco io, e per esempio mi chiede: ma di che colore avrà i capelli il prossimo uomo che incontrerò nella vita? Oppure: ma che lavoro farà quest'uomo che devo incontrare? O quanti anni ha? Ecco, queste sono le tipiche domande cartomantiche, come le definisco io, e si tratta appunto di quella parte della tarologia che è puramente predittiva, e ci stavo proprio lavorando sopra oggi. Ovviamente voi sapete che il metodo Maya non si dedica a questo in particolare, ma semmai il metodo Maya si dedica ad analizzare in che momento, in che fase della propria evoluzione si trova una persona e in che modo appunto si può aiutare la persona a uscire da particolari momenti difficili, a progredire nella propria evoluzione personale nella maniera più fluida e più semplice possibile. E raramente il metodo Maya appunto affronta tematiche come queste. Però mi rendo anche conto innanzitutto che a molti di voi interessa anche questa parte, ed ecco quindi che ho deciso appunto di inserirla e di dedicare una parte del videocorso totalmente alla cartomanzia vera e propria. Ma poi mi rendo anche conto che da un punto di vista prettamente culturale questa è comunque un qualcosa che va riconosciuto e va valorizzato, perché fa parte della tradizione, fa parte del... ecco, non so se avete sentito l'uccellino, fa parte della nostra cultura, del nostro mondo, del folklore locale in molte zone, in molte aree d'Europa. E inoltre c'è anche un altro motivo per cui sto decidendo di affrontare questi temi e questi argomenti, perché quando ho iniziato io anni fa ad occuparmi di carte, di sibille, di tarocchi, una delle difficoltà più grandi che ho incontrato era proprio il fatto che non esistevano, vabbè, a quei tempi non c'erano i videocorsi, non si usavano, ma anche a livello di corsi non esistevano dei corsi abbastanza completi che potessero aiutarmi ad approfondire il panorama in una maniera molto ampia, che quindi mi dessero delle informazioni generali su tutto quello che riguarda il mondo delle carte e dei tarocchi, ma semplicemente esistevano dei corsi che diverse persone appunto facevano in base alla loro personale e specifica competenza. Ogni persona poteva insegnare determinate cose e quindi io mi sono ritrovata a seguire diversi personaggi, soprattutto nel panorama straniero, perché mi interessava appunto entrare a conoscenza di informazioni che magari qui nel panorama italiano non si conoscevano. Però questo per me ha significato appunto dover seguire diverse persone, e prima di crearmi un quadro generale abbastanza ampio da poter dire: ok, bene, adesso ho capito di che cosa si tratta, adesso ho una vera e propria padronanza di questo strumento, è passato del tempo. Dunque quello che mi interessa fare, dato che in Italia non esiste una cosa del genere, voglio creare un corso che vi dia un quadro generale completo e che vi dia la possibilità, nel momento in cui progredite, di scegliere il vostro percorso sapendo esattamente quali sono le possibili strade a vostra disposizione. Quindi tutto il lavoro che praticamente io ho fatto all'inizio, quando ho cominciato a studiare, lo sto concentrando in questo corso, e chi di voi deciderà appunto di diventare mio studente avrà la possibilità di concentrare in un'unica esperienza, già partendo dal primo livello, soprattutto voglio mettervi nelle condizioni di farlo da subito, di avere a disposizione tutte le informazioni che servono per capire in maniera ampia e completa quali sono i diversi modi per poter utilizzare un mazzo di carte.
Come vi dicevo, sto già cercando di darvi tutte le informazioni possibili a partire dal primo livello, ma è ovvio che poi andando avanti nel secondo livello, ad esempio, una delle cose più importanti che spiego è come interpretare qualunque mazzo di carte vi trovate nelle mani, senza bisogno di conoscerne il significato. Quindi ecco, questa è una parte veramente importante che ci tengo che i miei studenti conoscano, perché credo che il vero tarologo non è solamente colui che conosce un mazzo di carte e riesce a leggere quel mazzo di carte, ma il vero tarologo è il conoscitore in generale dei metodi predittivi, è un conoscitore della crescita personale, dell'evoluzione personale umana, ed è quindi per questo che voglio mettervi nelle condizioni di sapere leggere qualunque mazzo di carte al più presto possibile. Dal mio fiume personale vi saluto. Tutte le entità della natura, del bosco e della giungla che si trovano con me vi salutano altrettanto. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa lettura di coppia per il segno dell'acquario, valida per il mese di agosto. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti, andate a guardare letture del vostro ascendente oppure della vostra luna. Per avere invece una lettura privata, o un'analisi karmica, o una sessione di life coaching, o per avere informazioni sui corsi per imparare a leggere i tarocchi, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Guardando l'energia delle prime due settimane di agosto, sembra che nella vostra vita ci sia il patatrac, sembra che ci sia una interruzione abbastanza pesante all'interno della relazione, o comunque un grande cambiamento che purtroppo provoca un allontanamento, che sia fisico o interiore, non importa, saprete voi ovviamente la vostra specifica situazione, ma comunque sembra appunto che ci sia un evento che cambierà drasticamente le posizioni nel rapporto, tanto che qualcuno durante questo patatrac potrà anche cercare di rivolgersi all'esterno guardando qualcun altro. Non che la cosa necessariamente poi vada a buon fine, ecco, non che necessariamente uno dei due o entrambi trovino qualcun altro, ma ci sarà questo guardarsi al di fuori. Perché come energia generale abbiamo la carta dell'eremita, quindi sicuramente solitudine e sicuramente chiudersi in se stessi per riflettere, per analizzare la situazione, per prendere decisioni, per soprattutto cioè un ripensare al passato e a tutto ciò che è accaduto finora, che comunque è sempre utile, perché il prendersi spazio e tempo e pensare al passato ci serve sempre per comprendere se e dove abbiamo sbagliato e in che modo possiamo migliorare la situazione in un momento successivo. Ma andando a vedere le energie singole, vi caratterizzano, ecco, forse il patatrac lo vedo più nella seconda metà del mese, in realtà, più che nella prima, nella seconda metà. Ma vediamo un po' esattamente. Dunque, qualcuno di voi si troverà in questa colonna, il proprio partner si troverà nell'altra colonna. Quale colonna rappresenta voi e quale colonna rappresenta il vostro partner lo saprete voi in base alla vostra situazione specifica e lo capirete man mano che leggerò. Chi sta in questa colonna, che siate voi o il vostro partner, si sentirà come un 8 di denari, vorrà un mago, agirà come un 9 di bastoni, quindi nella prima metà del mese di agosto questa persona si sentirà un po' scoraggiata, un po' spenta, non riuscirà realmente a mettere impegno nella relazione, perché appunto sembra che ci sia qualche interruzione o qualche blocco nella relazione, qualcosa non va, non si riesce esattamente a portare avanti certe dinamiche. Tra l'altro non si tratta di dinamiche chissà quanto complesse, si tratta realmente di dinamiche molto basilari, cose che dovrebbero essere un po' scontate all'interno di un rapporto, ma purtroppo per un motivo o per un altro non funzionano. E questa persona vorrebbe avere le capacità di agire e cambiare tutto, vorrebbe avere l'energia, gli strumenti, soprattutto la capacità mentale di agire o fisica. Quello che può fare è un 9 di bastoni, ovvero tenere duro lì dove si trova, nella posizione nella quale si trova adesso, senza spostarsi più di tanto, senza modificare più di tanto il suo comportamento, ma cercando di proteggersi per quanto può
Chi sta invece nell'altra colonna per la prima parte del mese si sentirà come un otto di coppe, desidererà un sette di denari, agirà come un carro rovesciato. Quindi ecco che anche questa parte sente un po' il peso di un abbandono, sente un po' il peso dell'allontanamento e della separazione. Probabilmente questa persona si sente realmente abbandonata. E ciò che desidera è prendersi un po' di tempo sperando che le cose cambino e sperando di poter raccogliere i frutti del lavoro fatto fino ad oggi, perché nonostante questa persona sia bloccata e ha un carro rovesciato per cui non può muoversi e non può andare né avanti né indietro, però quello che questa persona spera è che con il tempo le cose cambino e quindi diciamo che sta un po' lì ad aspettare che le cose cambino. Nella seconda parte del mese invece abbiamo un 4 di coppe, quindi ecco un riavvicinamento. Un nuovo tentativo di fare funzionare le cose. I sentimenti sembrano esserci, sembra che uno dei due sia appunto disposto a offrire la propria coppa e a mostrare e manifestare questi sentimenti. E per chi sta in questa colonna, questo rappresenta un po' uno shock, rappresenta un po' un cambiamento drastico o un cambiamento di prospettiva che magari questa persona non si aspettava. Qualcosa cambia le carte in tavola e chi sta da questo lato non se lo aspetta. Questa persona vorrebbe ricominciare sicuramente, ma mantiene delle riserve e ciò che continua a fare è il 9 di bastoni. Quindi in realtà questa persona poi non cambia poi nulla da un punto di vista pratico, continua a fare quello che ha sempre fatto, nonostante sembra che però interiormente ci sia uno scombussolamento abbastanza forte con la carta della torre. Chi sta dall'altro lato si sente la regina di spade rovesciata, vorrebbe il 5 di coppe, agisce come la luna. Chi sta da questo lato non ha le idee chiare. Chi sta da questo lato sembra non sapere esattamente che cosa davvero vuole e sembra anche che pur di non sentirsi abbandonato e pur di avere quel minimo, dal rapporto è disposto ad accontentarsi, cosa che a mio avviso non va mai realmente bene, soprattutto quando c'è un allontanamento e poi un riavvicinamento, bisogna approfittare per ricreare una condizione diversa, cioè non si può tornare insieme con le condizioni precedenti che hanno creato i problemi, ma bisogna semmai creare delle condizioni nuove che possano permettere di portare avanti la relazione in modo migliore, in modo più sano, più equilibrato, più piacevole, più gioioso. Non vedo molta gioia qui, vedo un resistere, vedo un tenere duro. Questa persona qui non sa realmente quello che vuole e infatti il modo di parlare e di esprimersi non è esattamente chiaro. A volte addirittura non è nemmeno esattamente pulito, limpido e onesto. Non, ci sono delle dinamiche da questo lato che non vanno bene. Cosa dicono gli angeli? Armonia, il sentimento porta la compassione all'armonia. Ecco appunto, se non riuscite a trovare l'armonia e a creare delle condizioni che vi portino a una serenità interiore ed esteriore, non ha senso continuare a portare avanti una relazione con dei presupposti sbagliati, perché prima o poi crolla. Prima o poi è un castello di carte che crolla. Bisogna costruire invece un castello di pietra, solido, robusto, dove ci sono sia sentimenti, sia azioni, sia sincerità da parte di entrambi. Dunque, gli angeli vi invitano a ricercare l'armonia. Ad ogni modo, per avere una sessione privata potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.